Hold up, son. Word. Yeah. To all the killers and the $100 billers. Ciao ragazzi, eccoci in un altro video. Oggi volevo parlarvi di come si pulisce un tubo meccanico e quanto sia importante la pulizia nel tubo meccanico. Allora, la pulizia nel tubo meccanico innanzitutto è importante non solo per un fattore estetico, ma per un fattore di funzionalità e diciamo anche di sicurezza. Perché? Perché la batteria, quella all'interno del tubo meccanico, fa ossidazione, la corrente crea ossido. E bisogna sempre mantenere pulito il tubo, perché l'ossido fa da tappo alla corrente, quindi diciamo ogni 2-3 giorni, in base all'utilizzo, va sempre pulito, lucidato, anche per un fattore estetico. Quello che serve sono pochissime cose. Come dicevo, quello che serve sono pochissime cose. Allora, il Sidol, che è un prodotto che si trova in tutti i supermercati, costa veramente poco. Poi, del cotone idrofilo e basta, ragazzi, tutto qua. Servono solo queste due cose. Beh, ci sono anche altri metodi, ma il Sidol è, diciamo, quello più veloce e quello adatto per questo tipo di materiale, tipo l'ottone e il rame. Ok, adesso andiamo a vedere come si esegue la pulizia sul tubo meccanico. Eccoci ragazzi, questo è il tubo completamente smontato, perché dovete smontarlo completamente per pulire. Adesso mettiamo da parte i pezzi, le parti più piccole. I magneti ovviamente non li andrete a lavare col Sidol perché non serve. E partiamo subito con la parte principale, il tubo. Allora, per prima cosa dovete agitare il Sidol, un'agitata, prendere un pezzo di cotone e usare davvero proprio poco prodotto. Così può bastare. E iniziamo a dargli a pulire. Allora, io parto dal basso, da dentro, alla fine l'esterno lo faccio dopo, che diciamo che è quello un po' meno importante. Allora parto e inizio a girare. Questo qua è la parte dell'alloggio del tasto, quindi è anche a contatto col polo negativo della batteria. Cioè, guardate il Sidol, come questo nero qua è l'ossidazione che crea la corrente, che però a occhio non si vede. Ah, una cosa ragazzi, quando usate questo prodotto cercate di usare dei guanti in lattice, perché è abbastanza forte. Quindi continuate a girare. Vedete come esce nero dentro. Comunque non ne serve tanto di prodotto, quindi anche una punta sul cotone va bene. Dopo un po' che girate, che diventa nero, buttate il batuffolo, non continuate col cotone sporco. Prendete un altro, un pezzettino e girate. Contate che non vi verrà mai, cioè che il cotone uscirà sempre qualcosa di nero, perché è anche il prodotto stesso che toglie così tanto. Ok, dopo aver fatto sotto, prendete un altro pezzo di cotone. Me ne è scappato troppo, vabbè, fa niente. E andiamo a pulire la filettatura, dove c'è l'attacco ibrido. Per pulire la filettatura cercate di girare nel senso di come si avvita, in modo da pulire bene il filetto. Girate. Infatti anche qui esce nero.
Dategli qualche giro, niente di più. Ok. Allora, io solitamente se il cotone dall'altra parte rimane bianco lo riutilizzo, non lo sto a buttare. E adesso passiamo alla parte più importante, la pulizia dell'interno. Mettiamo un altro po' di prodotto. Allora, per facilitarmi la pulizia dell'interno, dato che è molto stretto, io faccio così. Metto il cotone, lo punto, poi userò un vecchio spazzolino, lo metto dentro e inizio a fare così. Spero che si riusciate a vedere. Ok. Cioè, la parte interna è quella più fondamentale nella pulizia. Cioè, guardate già il cotone, come è uscito nero. Adesso devo proprio cambiarlo. Prendete un altro pezzettino. Ok. L'interno, diciamo che è la parte che io insisto di più. Girate, girate. Che comunque dentro non succede niente. Cioè, anche se questo è un prodotto leggermente abrasivo, non graffia assolutamente, quindi non c'è pericolo. L'importante è che sfregate bene. Cioè, guardate, eh. Questo è quello che c'è all'interno. Vedete com'è nero? Io lo pulisco ogni 3 giorni, eh? E questo è il risultato. Quindi, ragazzi, la pulizia è molto importante. Oltre per un fattore innanzitutto di sicurezza. Poi, vabbè, esteticamente fa la sua figura una volta che è pulito, ma soprattutto per la reattività del tubo stesso. Perché una volta che è pulito, cioè torna come quando l'avete appena comprato. Cambia tutto. Cioè, proprio dopo è tanto reattivo. Solo che a occhio, cioè, non si vedono queste ossidazioni. Se non è tanto ossidato che non l'ho pulito da una vita. Ma ogni 2 o 3 giorni a occhio non le vedi. Soprattutto anche la cosa che fa ossido nella parte esterna sono le nostre mani. Perché come sapete, ottone così, con la nostra sudorazione, fa ossidazione. Cioè, vedete, sto continuando a pulire e il nero c'è sempre. Ovvio che toglierlo, diciamo che è quasi impossibile. Noi andiamo a dargli un'altra passata. In questo modo qua. Ho preso un pezzo più grosso in modo che riesco a schiacciare bene tutte le pareti nella parte interna. Ok, giro il cotone, questa è l'ultima parte. Ancora dentro. Cercate di andare a prendere tutto. Ecco fatto, ragazzi. Direi che dentro può bastare. Facciamo la parte esterna adesso.
Prendiamo altro cotone. Ah, una raccomandazione, essendo un prodotto un pochino abrasivo, non state tanto a grattare l'esterno, perché io purtroppo all'inizio soprattutto, grattando, cioè mi sono accanito a grattare e diciamo che la cromatura è un po' venuta via, ma è normale perché essendo un po' abrasivo, io ho grattato veramente tanto la parte esterna, però vabbè, andateci leggeri. Tanto l'esterno, una volta che gli date la passata, cioè anche perché non è che ne esce tanto di nero, ne esce davvero poco. Solo che purtroppo ho grattato troppo agli inizi, però fa niente, non è che il tubo non funziona o che cosa, solo per un fattore estetico. Andiamo a metterlo ancora. Ok ragazzi, il tubo è finito, lo mettiamo un attimo da parte perché adesso dobbiamo pulire gli altri componenti perché anche quelli vanno puliti. Allora, iniziamo con la vite. Questa mi raccomando dovete pulirla bene perché è quella che va a contatto con il negativo della batteria. Ok, iniziamo a passarla. Fate prima la testa, la sfregate così, infatti esce nero. La sfregate bene, poi la filettatura. Ok. Cercate di andare a prendere tutti i filetti. Se volete. Un altro pochettino. Ok. Ragazzi, la vite è fatta. Adesso la mettiamo da parte. Ci pensiamo dopo. Adesso passiamo all'attacco ibrido. Che l'attacco ibrido è quello che ha contatto con il positivo della batteria. Anche qua. Bene nel filetto. Cercate di farlo sempre nel senso dove ha vita. Ok, se volete, un pochettino così, ma proprio leggero, una punta di prodotto. Stando leggeri.
anche questo è fatto. Mettiamolo da parte. Utilizzo la parte esterna del cotone che è pulita. E passiamo al tasto adesso. Passiamo alla pulizia del tasto. Allora, partite così. Ok. Mi raccomando, cercate di pulire anche la filettatura. Per la filettatura faccio così, bagno con un po' di prodotto e la inserisco dentro, un po' come nella parte interna del tubo. Girate un po', togliete, infatti dentro, essendo a contatto con la vite, un po' di nero c'è. Andiamo a fare un altro po'. Ok, cioè vedete una punta proprio imbevuta. Ecco fatto. Cioè, ragazzi, la pulizia è questa qui. Adesso io per comodità lo andrò a sciacquare sotto un getto d'acqua in modo da togliere via il prodotto più velocemente. Quindi adesso vado a risciacquare e vi farò vedere come è uscito. Eccoci di nuovo e come vi dicevo prima, il tubo io l'ho sciacquato per comodità sotto un getto d'acqua corrente, tiepida, calda. E ragazzi, il risultato finale è questo, cioè è proprio uno specchio, è uscito davvero bene. Il risultato finale è questo. Ecco, come vi dicevo prima, agli inizi, non so se riuscite a vederlo qua, avendo grattato troppo la parte esterna, essendo ottone rodiato, e mi è uscito così. Vabbè, ma poco importa. Adesso andiamo a provare con il suo drip. Come vi dicevo, la pulizia è importante anche per la reattività del tubo stesso. Una volta che l'avrete pulito e finito di pulire, sarà come quando l'avrete comprato la prima volta. Cioè, vedete? Parte subito. Quindi ragazzi, mi raccomando, la pulizia è molto importante nei tubi meccanici. Fatela ogni 2-3 giorni in base all'utilizzo, ma fatela sempre, perché comunque l'ossido veramente, una volta che si ossida tanto, cioè lo potete anche buttare poi, una volta che fa tanta ossidazione un tubo. Quindi ne va anche della vostra sicurezza, diciamo, perché l'ossido, facendo da tappo alla corrente, non la fa condurre bene, quindi può succedere qualcosa. E poi vabbè, non è reattivo dopo il tubo. Quindi ragazzi, questo è tutto, la pulizia del tubo meccanico. Spero che il video vi è piaciuto, che vi sia stato di aiuto. Se per caso avete qualche domanda, chiedetemi pure e io risponderò a tutti. Ciao e grazie ancora.